Spirito di Dio mandò Gesù nel deserto e nel deserto Gesù rimase 40 giorni, tentato da Satana. Gesù viveva con gli animali selvatici e gli angeli lo servivano. Poi Gesù andò nella Galilea e diceva alla gente: "Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo." Gesù cerca un posto in cui pregare e decide di andare nel deserto. Secondo voi perché ha scelto un luogo in cui non c'è nessuno e c'è tanto silenzio? L'ho scelto perché per incontrare e parlare di Dio c'è bisogno di silenzio. Capita anche a noi, quando vogliamo pregare, abbiamo bisogno che non ci siano rumori in sottofondo che ci distraggono. Nel deserto però, Satana, che è malvagio, va a infastidire Gesù per 40 giorni, cercando di distoglierlo dalla preghiera. Ma lui rimane sempre nell'amore di Dio. Non solo, si prepara per andare ad annunciare il regno di Dio a tutti. Anche noi siamo tentati e distratti da tutte le cose che ci succedono, dai mille giochi che facciamo ogni giorno, e rischiamo di dimenticarci di Dio. Chiediamo allora aiuto a Gesù, ricordandoci di rispettare anche l'impegno che ci siamo presi mercoledì e di pregare un pochino ogni giorno per lasciare che Dio modelli e lisci il nostro cuoricino. In questi giorni di Quaresima, nell'attesa di fare festa a Pasqua.